Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti della mattina. Manifestazione a Palermo organizzata dalla Lega per solidarietà a Matteo Salvini, nei confronti del quale la Procura ha chiesto 6 anni di carcere nel processo Open Arms. Presenti tra i vari esponenti politici anche i ministri Valditara e Calderoli. Passiamo all'emergenza siccità con un sit-in a Caltanissetta a cui hanno preso parte associazioni, partiti, cittadini e sindaci. Presente anche il vicario del Vescovo, Monsignor Castelli, che ha invitato i politici a non fare promesse irrealizzabili. Finisce nei guai un imprenditore siciliano accusato di aver commesso una serie di reati tributari. I militari hanno scoperto che l'azienda di cui era a capo ha indebitamente beneficiato degli incentivi fiscali destinati agli investimenti nel Mezzogiorno, inclusa la Sicilia, dichiarando falsamente di avere una sede produttiva ad Agrigento. Incidente stradale sulla A18, coinvolti 3 mezzi, tra cui uno pesante. Uno dei conducenti, un uomo di 47 anni, è stato denunciato poiché ubriaco al momento dell'impatto. Arrivano nuovi dettagli sul tentato omicidio avvenuto la notte scorsa a Catania ai danni di una donna di 62 anni accoltellata dal figlio. La madre, trovata distesa sul letto in una pozza di sangue, è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo l'allarme lanciato dal fratello dell'aggressore, svegliato dai forti rumori. E con questo è tutto, prossimo appuntamento più tardi alle 19:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.